Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, dipende da quando ascolterete questo messaggio. Io mi chiamo Gianluca Ferrauto e sono un docente della RAFOL Milano. Sto rispondendo a un gentile e cortese invito che ci ha fatto Camilla di esprimere in 2, massimo 5 minuti le nostre sensazioni, il nostro stato d'animo, le nostre esperienze in questo periodo non proprio felice, non proprio positivo. Purtroppo non possiamo fare tanto, o meglio, possiamo rispettare le regole, possiamo comportarci bene e siccome mi occupo di formazione comportamentale vi do le mie due, non sono delle ricette, sono dei suggerimenti che mi fa piacere condividere con voi. Due comportamenti da tenere per migliorare la nostra vita oggi e soprattutto per migliorarla domani. Il rispetto e il buonsenso. Essere rispettosi, in primis di noi stessi, ma soprattutto anche degli altri, nella nostra capacità di ascoltare gli altri, nella nostra capacità di criticare in senso positivo gli altri, nella nostra capacità di dare lo spazio che ognuno si merita in tutte le situazioni. E la seconda cosa è usare il buonsenso di fare scelte oculate, di prendere decisioni adeguate, di evitare sprechi, di evitare cose superflue, critiche inutili. Quindi avere buon senso ed essere rispettosi sono secondo me due indicazioni estremamente utili per passare in modo più adatto, in modo più adeguato, in modo più corretto questo periodo, così da arrivare magari alle vacanze, perché ci auguriamo che ci saranno delle vacanze fra qualche mese, dove saremo capaci di comportarci bene, di comportarci meglio. E se saremo stati di buon esempio per gli altri, vuol dire che avremo fatto un ottimo lavoro. E questo è importante, perché il problema è brutta l'immagine che sto usando, faccio una metafora un po' rischiosa, ma è come il virus. Purtroppo si attacca, senza volere, anche semplicemente per contatto. Beh, si possono attaccare anche virus positivi. Se io vedo una persona che si comporta bene, che si comporta in modo rispettoso, che usa buon senso nelle cose che fa, magari prenderò questo rispetto e questo buon senso che sta usando lui e inizierò ad usarlo io e lo userà qualcun altro e questo sarà contagioso in maniera positiva. Quindi l'augurio che faccio a tutti voi è innanzitutto, augurandomi che stiate bene, di stare bene non solo a casa vostra, ma di stare bene con voi stessi e di stare bene con gli altri, perché chi sta bene con se stesso normalmente sta bene anche con gli altri. Quindi grazie a RAFOL Milano per questa opportunità. Ciao da Gianluca Ferrauto a tutti voi.